A quasi 5 mesi dalla manifestazione contro l'impianto di pirolisi di Retorbido, che ha visto la partecipazione di circa 8.000 persone, supportata anche da Dario Fo, Roberto Vecchioni, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, siamo tornati in Oltrepò Pavese. Un territorio intero, un popolo intero non vuole questo impianto, le amministrazioni, la pubblica amministrazione territoriale, gli enti locali non vogliono questo impianto, è un insulto al nostro territorio, è contraddittorio con quello, con lo sviluppo, col modello di sviluppo su cui stiamo lavorando, su cui stiamo investendo tanti soldi. La protesta si sta spostando, si sta allargando, siamo sempre di più, le prime manifestazioni erano di 4.000 persone, l'altra manifestazione di 8.000 persone, abbiamo più di 20.000 firme, ma vogliamo estenderci, cercare di fare rete con gli altri comitati e cercare di contrastare in maniera più forte possibile questa minaccia che sta incombendo sul territorio. Tutti si sono espressi negativamente su questo impianto, infatti quello che fa un po' specie è proprio questo, perché tutti si dichiarano contrari, però l'iter prosegue. Ci sono state già tipologie simili a questo impianto e sono state o bocciate oppure sono stati chiusi per danni ambientali. Un esempio è quello di Verbania, l'inceneritore di Verbania, che è stato chiuso nel 2009 per problematiche di salute, problematiche ambientali. Il progetto che era stato proposto ad Aosta, chiuso nel 2012, bocciato nel 2012 da un referendum popolare, e per ultimo, che secondo me è più importante, questo ci deve far pensare, il progetto che è stato presentato a Casalini in provincia di Novara dalla stessa ditta che propone l'impianto qui a Retorbido, che è stato bocciato dalla provincia di Novara, quindi dalla regione Piemonte, nel 2013. Per quanto riguarda il problema della salute, è chiaro che non esiste attività umana che non inquini. Ora, ad ogni aumento dell'inquinamento, anche minimo, corrisponde un aumento della morbilità e della mortalità. C'è da sperare di non essere in quel piccolo aumento di mortalità e di morbilità. Certamente siamo l'Oltrepò Pavese è una zona che ha già dato, perché non so se è nota, penso che sia nota a livello nazionale, la vicenda di Broni. Anche a Broni c'è stato l'insediamento di un'azienda che, quando è stata insediata, dava garanzie, no? di sicurezza, e adesso stiamo contando i morti. Insomma, io spero che non succeda la stessa cosa qui oggi. Dell'impianto si colloca su un corridoio primario della rete ecologica regionale della regione Lombardia. Un corridoio primario è qualcosa di estremamente importante, non solo sulla carta ma nella realtà, cioè qui noi oggi ci troviamo esattamente qua nel corridoio della RER e lo vediamo nella realtà cosa c'è da preservare, insomma un ambiente e un habitat per le specie diverse che dobbiamo conservare, dobbiamo preservare. Si parla di un sacco di gruppi animali e vegetali e in ognuno di questi gruppi ci sono delle specie che per un motivo o per l'altro, perché sono endemiche, quindi si trovano soltanto in quest'area geografica o perché sono rare in assoluto anche a livello continentale, è importante preservare questo ambiente, questo territorio. Troviamo molti esempi, per esempio nella fauna ittica, uno su tutti l'Alaska, che è una specie endemica del bacino padano, quindi si trova solo qui al mondo questa specie. Pure ci sono delle specie importantissime, se parliamo di uccelli, ma anche di farfalle, di rettili e anfibi. Sono moltissime, insomma, le specie la cui protezione è importantissima, è fondamentale, cruciale. Nonostante la contrarietà della popolazione, delle amministrazioni comunali e provinciali, nonostante le assicurazioni del governatore della regione Roberto Maroni, l'iter per la costruzione dell'inceneritore procede. C'è stata veramente grande partecipazione, ho raccolto 130 firme dei sindaci, dai comuni della provincia di Pavia, che ho depositato al presidente della regione Maroni e all'assessore all'ambiente Terzi. Dopodiché siamo andati in commissione al Senato a Roma e ci siamo recati in commissione petizioni al Parlamento europeo a Bruxelles. Abbiamo avuto parecchi incontri con l'assessore Terzi in regione,
Però purtroppo dopo tutto questo non siamo ancora giunti a una conclusione. Le nostre strade sono strade comunali o provinciali a doppia percorrenza. Come è pensabile gestire il traffico locale e gestire il traffico di camion dove le autostrade più vicine sono la A7 a Caseggerola, quindi non è qui vicina, e la A21, l'entrata però è Casteggio, quindi l'impatto sarebbe veramente pesante per noi. Io voglio soprattutto evidenziare che qui ci troviamo in pieno oltre Poppavese, dove abbiamo delle eccellenze, che è il nostro vino. Se dovesse sorgere questo impianto, praticamente le ciminiere mandano del fumo sul nostro territorio, sui nostri vigneti. Quindi è un qualche cosa che noi non vogliamo assolutamente pensarci. Sembra quasi impossibile che si possa cambiare un piano regolatore di un comune e andare in deroga e lasciar costruire delle ciminiere che arrivano a un'altezza, adesso peso 30 metri, comunque molto alti. Solo quello dal punto di vista visivo crea un impatto assolutamente negativo. Credo che la posizione della provincia sia quella di interpretare la volontà del territorio di opporsi a questo impianto. Credo anche che Regione Lombardia abbia fatto una promessa impegnativa. Lo stesso governatore Maroni ha detto che questo impianto non si farà mai. Ci aspettiamo che alle parole seguano i fatti. Questo insediamento non solo non debba essere realizzato a Retorbido, ma in nessun'altra parte d'Europa. L'azienda non ha spiegato nulla, non ha detto che cosa vuole realmente fare, che cosa vuole realmente realizzare. Si è trincerata sin da subito dietro presupposti di segreti industriali, non ha specificato le emissioni, quali fossero, e i rischi, sia i rischi in termini ambientali che in termini paesaggistici. Il modello economico e di sviluppo su cui l'Oltrepò ha investito e intende continuare a investire è diverso, non industriale ma sostenibile. Siamo in un territorio che è praticamente la propaggine più meridionale della Lombardia, questo cuneo che si rivolge, questo triangolo col vertice verso sud, là dove si incontrano praticamente quattro regioni. Questa è la provincia di Pavia, il nostro Oltrepò, che va verso gli Appennini, da una parte l'Emilia Romagna, dall'altro il Piemonte e a pochi chilometri a sud la Liguria. Addirittura dalla cima di un monte qui vicino, il Monte Chiappo, si vede Genova, il mare. Qui c'è una comunità unita, anche questa manifestazione dimostra che c'è una grande volontà di valorizzare questo territorio, le sue bellezze naturali, i produttori, le persone che credono che ci possa essere uno sviluppo sostenibile all'interno di questo territorio. E noi abbiamo dei progetti importanti sia sull'agricoltura che sull'ecoturismo, anche su un progetto di turismo esperienziale, cioè dare la possibilità ai turisti che vengono su questo territorio di vivere un'esperienza, una possibilità di diventare cittadini temporanei per un'ora, per due ore, per un giorno, per più giorni di un nostro piccolo borgo. La costruzione di un inceneritore in questa zona sarebbe un danno enorme per l'agricoltura, la viticoltura e per tutte quelle produzioni d'eccellenza che vanno sulle tavole di tutti gli italiani e in tutto il resto del mondo. Cosa racconteremo ai clienti di queste aziende che si fidano della loro professionalità, del loro impegno, dalla produzione, dagli inizi fino alla fine al prodotto finito? Questo è veramente una grandissima preoccupazione. Secondo me questi agricoltori perderanno qualcosa, perché avremo meno turisti che andranno la domenica, il sabato e in altri giorni a comprare i loro prodotti, no? E quindi le possibilità di mercato potrebbero diminuire. Pensare a un territorio così, che diventa mercé di qualcuno che vuole per il suo guadagno fregarsi inattamente, scusate il termine, ma dare idea della rispetto dell'ambiente, della gente e di tutto il resto, effettivamente non è bello per noi. Una viticoltura di qualità, tutta specializzata, con vitigni per i quali abbiamo il primato nazionale di produzione delle uve, come Croatina, Medi Bonarda come vino, Riesling e Pinot Nero base spumantistica. Ma teniamo presente che la maggior parte dell'industria spumantistica italiana compra uva o mosti o vini in Oltrepò Pavese per le basi spumantistiche. Tutto questo
in un contesto, come avete visto, molto bello, con gente che sta investendo pesantemente, e pensare che si vuole scherzare sul territorio, sulla pelle dei bambini e tutto il resto non è vero per niente. Com'è possibile, tra le varie cose, che un'azienda di questo tipo abbia un capitale sociale di 120.000 euro, quando può fare danni di milioni e milioni di donne? E chi li paga dopo? Noi siamo un'azienda che è presente nel comune di Retorbido appunto da quasi 200 anni e produciamo vino, ma non solo, anche cereali che vanno poi utilizzati nell'alimentazione quotidiana, per il pane, per i biscotti, quindi prodotti alimentari primari che potrebbero essere irrimediabilmente rovinati da questo sciagurato impianto che potrebbe sorgere qui proprio a due passi dai nostri terreni. Noi siamo un'azienda che, come tante dell'Oltrepò, si impegnano da anni per la qualità dei prodotti, per far finalmente riconoscere la qualità di questi prodotti in Italia ma in tutto il mondo, e siamo spaventati da questa cosa, perché il rischio per noi potrebbe essere molto grande. Questa è un'azienda importante per questo territorio, anche a livello di posti occupazionali, perché questa è un'azienda che oggi dà lavoro a 20 persone, quindi sicuramente potrebbe essere veramente molto molto negativo per noi questo impianto. Inoltre, Po Pavese si produce molto miele, e anche da nomadismo vengono anche dal Piemonte, dall'Alta Lombardia, a seconda delle fioriture stagionali. In particolare si produce il miele di castagno, il miele di acacia, il miele di tiglio, il millefiori. E se dovessero installare questo impianto, in realtà noi non abbiamo dei dati che possono definire quali sono i danni per il nostro miele e per le api, anche perché le analisi in realtà vengono fatte sempre a posteriori. Vedremo gli effetti, cioè sicuramente dai camini dell'inceneritore usciranno delle polveri, le polveri andranno nelle acque, nello Stafora, nel Rile, e così con tutti i corsi d'acqua che noi abbiamo, come andranno sulle foglie, sui fiori. A quel punto potremo verificare gli effetti delle api quando loro andranno sul territorio, quando loro andranno a bere le acque, ma funziona sempre così, nel senso che non ci sono delle analisi fatte a priori su queste questioni. L'abbiamo visto anche con tutti i pesticidi, cosa sta accadendo. Noi panifichiamo, usiamo i grani del mulino di Voghera e nell'Alessandrino, e qua nella zona non penso che un inceneritore di quelle dimensioni possa portare dei benefici, avendo salame, prodotti tutti tipici di Oltrepò, vigneti e tutto quant'altro. Io ho sempre proclamato che la nostra zona è una delle meno inquinate della Lombardia, e che quindi il vantaggio nostro è proprio quello di utilizzare questi prodotti che troviamo qui, soltanto qui, proprio per questo motivo. Adesso, se ci fosse un intervento di questo genere, certamente sarebbe tragica la situazione, perlomeno per noi, non solo per noi, ma parlo anche a nome dei miei colleghi, altri albergatori, perché a Rivanazzano ci siamo solo noi, ma nella valle ce ne sono parecchi, e poi a Salice, che è un altro centro termale, che finora anche loro hanno puntato sulla salute, sulla qualità, sull'ambiente, si troverebbero veramente a disagio. Noi utilizziamo la farina, che è la farina dell'Oltrepò, che viene prodotto da un mulino che ha più di 600 anni, quindi. E poi utilizziamo la carne della Varzese, che è uno dei piatti, insomma, dei prodotti più che utilizziamo di più. E poi siamo orgogliosi, voglio dire, di far conoscere questi prodotti che non tutti hanno la possibilità di incontrare. Di tornare a ripetere, per noi personalmente e anche per i miei colleghi sarebbe veramente un grosso disagio. Cioè, il bacino termale di queste terme è unico, perché ha la caratteristica di avere due tipi di acqua, l'acqua solfura e l'acqua salsobromoiodica. Come gestori di centro termale noi abbiamo l'obbligo di tutelare le fonti di acque termali. Per cui abbiamo anche un obbligo nei confronti delle regioni o delle autorità competenti di segnalare quando c'è un pericolo che potrebbe andare a contaminare questo tipo di acqua. È assolutamente inopportuno avere un insediamento di tal fatta che metterebbe a rischio
forse anche le acque, comunque immette nell'aria un qualche cosa di non salubre. Chi viene alle terme viene per respirare aria pulita e fare delle terapie con delle acque naturali che sono sorvegliate periodicamente, tra l'altro lo dobbiamo fare noi. Ci troveremmo in enorme difficoltà nel momento in cui dovessimo dire che è a 500 metri in linea d'aria da un impianto, da un inceneritore o da un impianto di un trattamento di gomme, di rifiuti, per cui questo avrebbe sicuramente un'incidenza su un altro settore industriale che è quello del termalismo. Ecco, i prodotti dell'Oltre Po vanno ovviamente sulle tavole di tutti gli italiani, soprattutto i vini, e vengono esportati comunque anche nel resto del mondo. Quindi l'impianto di pirolisi impiegherebbe 37 persone, quindi 37 posti di lavoro, mentre invece tra aziende agricole e aziende vinicole qui di quanti posti di lavoro stiamo parlando? Beh, sicuramente bisogna moltiplicare per una buona cifra i 37 nuovi posti di lavoro che hanno previsto con l'impianto di pirolisi. Questa era stata una delle motivazioni primarie all'inizio del discorso, che avrebbe portato comunque un impiego, uno dei posti di lavoro, ma è una situazione veramente ridicola, e comunque anche se fosse una situazione più pressante non bisogna cedere davanti a queste cose. Dobbiamo preservare il nostro territorio, le nostre aziende vinicole, i nostri produttori di salame di Valzi, per esempio, che è il prodotto forse che finisce sul maggior numero di tavoli in tutta Italia e nel resto del mondo, danno impiego e lavoro a migliaia di persone, per cui credo che preservare la nostra produzione e la nostra peculiarità sia la prima cosa che dobbiamo perseguire. È che in questa zona la localizzazione dell'impianto è assolutamente sbagliata. Qualsiasi tipo di impianto industriale in quella zona non va fatta, vista la conformazione e lo sviluppo futuro a livello turistico e vitivinicolo che sta cercando di avere l'Oltre Po Pavese. Quindi indipendentemente da pirolisi sì, pirolisi no, nessun impianto industriale in quella zona.